Alessio Peroni torna dunque anche per il 2012 questo fortunato appuntamento della Teramo Calcio voluto dall'ufficio marketing con il contatto diretto con le scuole. Oggi siamo presso la scuola media Zippilli. Sì, siamo ripartiti anche quest'anno con questo progetto che tanto ha entusiasmato le scuole, i dirigenti scolastici, quindi siamo ripartiti con la scuola media Zippilli. Io volevo ringraziare anche il preside perché comunque ci ha anche ospitato, essendo comunque docente dell'istituto Comi, comunque per la seconda volta ha ritenuto opportuno ospitarci anche nell'istituto della scuola media Zippilli. Oggi facciamo questo secondo incontro per i ragazzi della scuola media Zippilli, lo facciamo in questa grande palestra in modo che quasi tutti i ragazzi delle seconde e delle terze possano incontrare i loro beniamini, i campioni della Teramo Calcio. Molti dei nostri ragazzi praticano le attività sportive che sono organizzate nella scuola il pomeriggio e alcuni di essi praticano anche con delle società sportive che poi svolgono attività semiagonistiche oppure agonistiche. Il tentativo è quello di avvicinarli ad una forma sana di intendere lo sport, uno sport che poi possa contribuire anche alla crescita e alla maturazione personale dei ragazzi. I ragazzi hanno posto delle domande anche molto interessanti, anche dense di significato nell'altro incontro, erano dei ragazzi più grandi. Adesso vediamo con i ragazzi della scuola media che tipo di rapporto si instaurerà. Io penso che sarà comunque un incontro molto positivo. Nonostante, come tu hai appena detto, il momento che stiamo vivendo, comunque rimanendo presenti con queste iniziative dimostriamo comunque che c'è tanta serenità attorno a questo gruppo, quindi da parte di noi dirigenti come dei calciatori. Proseguiamo con questo percorso, ci saranno anche prossimamente un'iniziativa importante di cui comunque illustreremo una conferenza stampa che faremo a breve.